Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museo. In questa puntata parliamo di come praticamente installare una presa di corrente. Allora, io vi simulerò tutto qui in questo bancone, però adesso andiamo prima di tutto a vedere un po' le categorie delle nostre prese di corrente di oggi. Allora, in passato, magari qualcuno le riconosce alcune. Sono esistite delle prese di tipo di questo genere. Allora, queste sono ancora in commercio perché sono praticamente prese di bassa tensione. Infatti si vede dagli strani attacchi che praticamente è 12-24 volt. Poi, queste cosa sono? Praticamente sono prese, a quanto pare, sembrano più quelle con attacco a, come chiamarle? Tipo l'attacco dei poli del cacciavite, vabbè, non so come dirla. Comunque sembra più l'attacco vecchio stile dell'Italia degli anni 70, però non so sinceramente se è così. Poi ci sono le prese da 10 A, che sono queste qui che ci sono ancora adesso in commercio, e le prese da 16 A, che infatti utilizzeremo oggi questa per fare il nostro esperimento e ovviamente anche spiegazione per creare il nostro circuito. Allora, una volta che siete in casa e aprite la vostra scatola di derivazione, troverete dei cavi collegati alla nostra presa. Allora, in questo modo ci sono due: o vi segnate i cavi come vanno collegati, oppure seguite questo tutorial riguardante come collegarla. Allora, di solito escono tre cavi, però in questo caso ne abbiamo solo due, anche perché l'apparecchiatura che utilizzeremo oggi è questa lampada che praticamente, come vedete, ha solo due poli e quindi diciamo che è un po' inutile collegare la terra, anche perché non serve. E poi, visto che il nostro apparecchio non dispone di una messa a terra, un altro motivo in più per non metterla. Però voi, in caso che vedete il cavo giallo e verde, lo dovete mettere perché è una protezione e quindi vi raccomando di inserirla. Comunque, andiamo a collegare la nostra presa. Allora, la nostra presa, come vedete, adesso vi faccio vedere più da vicino. Vediamo se si vede. Sì. Allora, ok. La nostra presa c'ha questi connettori. 1, 2, 3. Allora, questo che vedete qui, questo qui centrale, è la messa a terra, quindi è quella lì che dovete collegare. Poi, questa può essere la linea al neutro e questa oppure la linea al neutro. Cosa cacchio vuol dire? Allora, cioè, non vi confondete. Adesso vi faccio vedere. Vediamo se riusciamo a starci nell'immagine. Adesso vi spiego come andarla a collegare. Allora, il neutro può andare sia qui o qui. Perché questo? Come sapete, o magari non sapete, quindi ve lo spiego adesso, la corrente di casa è in alternata. Ciò vuol dire che, allora, se continua, ci sarà una linea, adesso immaginate una linea che sarà continua così. Ad esempio, questa è 0 volt, questo qui è 0 volt e questa è 220. Continuerà così. Quando noi stacchiamo corrente, tum, e prosegue in questo modo. Invece, tenete sempre a conto dello 0, l'alternata funziona così. Meno 230 più 230, meno 230 più 200 e così via. Praticamente questo serve perché? Allora, visto che parliamo sempre di sicurezza, visto che con la continua, se avete sempre 230 volt, ok, adesso tenete conto di 230 volt, se voi toccate i due poli, vi sfido praticamente a staccarvi perché la corrente è talmente fissa in quel punto che voi non avete neanche il tempo di muovervi, quindi non riuscirete mai a staccarvi dai cavi. Invece l'alternata permette, in caso che pigliate la scossa, che quando c'è il colpo, no, che arriva al meno, esempio adesso vi faccio il meno, in quell'istante voi avete la fortuna, diciamo, di staccarvi perché arriva a 0 un secondo, quindi avete il tempo di mollare il cavo. Questa cosa però, come sapete, la corrente di casa è 50 Hz, cioè che la frequenza in un minuto fa 50 di queste ondulazioni in un secondo. Quindi, sì, scusate, ho sbagliato, non un minuto, un secondo, che comunque fa 50 di questi movimenti in un secondo.
Infatti, come avrete notato, adesso iniziamo subito. Se voi vedete esempio i telefilm oppure le serie TV come Time Warp, Effetto Rallenti, comunque, si vede che le telecamere ad alta velocità sembra che le luci lampeggiano, quella è proprio l'ondulazione. Comunque, adesso iniziamo. Allora, innanzitutto andiamo a collegare la nostra presa. Il neutro io lo collego sempre in basso. Adesso dovete immaginarvi la presa girata al contrario, ok? Perché adesso ce l'ho più che altro che punta verso l'alto. E poi il più lo andiamo a collegare, che poi non è più perché, come ho appena spiegato, è in alternata, quindi ovviamente può essere il più questo o questo. Allora, andiamo ad avvitare. Ok, una volta fatto sarà questa cosa. Voi collegate anche la terra che è qui al centro, viene anche simboleggiato attraverso un segno proprio di terra. Allora, una volta collegato saremo pronti. La presa è pronta all'uso. Adesso andiamo indietro così vedete bene il bancone. Prendiamo la nostra lampada da 230 volt. Andiamo a collegarlo all'inverter, questa presa, ok? Prima di tirare sull'interruttore, allora, come ho appena spiegato, non fatelo a casa, perché fin quando la corrente è giù, ovviamente voi potete manipolare quanto volete, ma appena è su non dovete più toccare la presa. Quindi, nel senso, non toccare la presa, nel senso la parte interna dove ci sono i cavi. È per quello che io sto lavorando con l'interruttore giù. Una volta che siamo pronti, abbiamo il nostro circuito. Ecco, come vedete la luce funziona da subito, la nostra presa funziona perfettamente e quindi concludiamo qui la puntata riguardante a come collegare una presa di corrente. Grazie a tutti per aver visualizzato questo video, ci vediamo alla prossima puntata da Computer Museo. Ciao!